Walter Murch dice che si stacca quando gli occhi battono. Quando sognavo di fare questo mestiere sapevo che era un mondo in cui si guadagnava anche tanti soldi, adesso non è più così. Si imparava dalla gavetta, la numerazione della pellicola, stare vicino prima a un assistente e poi a un montatore. La giornata tipo del montatore arriva la mattina tra le 9 e le 11 e finisce di lavorare quando fa sangue dalle orecchie. Adesso è diventata anche un'esigenza personale, di acchiappare queste frasi e mettere insieme con un senso. Quindi ho lavorato con Monicelli, con Rosi, con Bertolucci, Pasolini, Fellini, con cui ho montato pure Ginger e Fred a 33 anni. Chiaro che se muore il Papa prendi le prime 20 minuti del Papa, li butti sullo speech e lo mandi in onda. Il montatore fa un mestiere delicato, piuttosto complicato da spiegare. Lui non si vede ma ti osserva da ogni lato, cercando quello buono da mostrare. Mette al punto giusto e dal momento giusto trova il tempo adatto ad ogni gesto, taglia fuori un suono un po' maldestro, scalto, trova il posto in un contesto, tutto ciò che non ce l'ha. Il montatore è una missione nella vita, questione di responsabilità. Si tratta infatti di giocare una partita, potendo stabilire come andrà. Sveltro l'occorrenza, metti in alto la sua scienza, mascherando l'evidenza, trasformando quanto basta l'apparenza, per cambiare la sostanza pure quando non ci sta. C'è chi esiste, c'è chi non appare, chi decide, chi si fa portare. C'è chi fa la storia e chi la segue nel primo giornale, c'è chi crede di sapere, chi deciderà il finale, c'è chi monta e chi si fa montare, chi non appare.